Buonasera a tutti, cari amici di Opera Classica, ci ritroviamo anche oggi, una bellissima settimana che ci accompagna al nuovo anno, ricca di interviste e tra le New Generation e altri grandi artisti già affermati nel panorama dell'opera lirica, della musica classica. È bellissimo questo percorso che stiamo facendo, che praticamente ci ha accompagnato senza alcun tipo di programmazione, insomma, è stato tutto spontaneo, appuntamento presi in maniera spontanea da Natale a Capodanno. Stasera abbiamo invece una grandissima esclusiva da parte di una cantante già affermata nel mondo dell'opera e diciamo, della musica classica. E abbiamo infatti Claudia Oddo, che è un soprano, che ha scelto Opera Classica qui in Italia per presentare il suo nuovo CD, che è Chameleon. Andiamo subito a contattarla perché sono molto curiosa di sentire il suo racconto inerente al CD, ma anche un particolare concerto tenuto su binari. Insomma, poi non vi voglio svelare molto io perché voglio che ci racconti di tutto. Tra l'altro, Claudia, l'ho intervistata proprio nei primi anni, anzi, la mia primissima intervista fu tanti anni fa, nel 2014, proprio a Claudia Oddo, e Claudia più volte mi ha chiesto di partecipare ad Opera Classica per presentare alcuni appuntamenti importanti della sua vita artistica. Quindi io veramente sono grata a Claudia di aver scelto nuovamente Opera Classica per presentare in esclusiva il suo ultimo lavoro di brani inediti. Quindi andiamo subito a contattare Claudia Oddo che ci parlerà del suo ultimo e nuovissimo lavoro, Chameleon. Grazie a tutti quelli che parteciperanno in diretta. Non mi stanco mai di dirlo. Supportiamo i nostri artisti con un like, con un commento, con un emoticon. Ciao, Mamma mia, ma da 2014 è incredibile, quasi 10 anni, no, diciamo dai, 8. Claudia, tu sei stata la mia prima intervista dopo la classica, la primissima. Ma veramente, ma sai che non lo sapevo? Sì, la prima. Quando iniziai tu fossi la mia prima intervista, sì. La seconda fu Maria José Siri, che è un altro soprano. Beh, Quindi tu. direi che è anche una mia collega stupenda, dello stesso registro vocale, quindi Sì. che l'adoro, cioè, ma lei non ci siamo conosciuti ancora di persona, ma è una grande, ecco. Ok, Adesso tra sto l'altro vedendo che alcuni amici si sono collegati anche dalla sì. Germania, C'è il bellissimo. maestro Carminati, grazie maestro, Sì, benvenuto. buonasera, buonasera, Buonasera a tutti. buonasera. Infatti stavo dicendo, siccome questa è un'esclusiva che tu hai voluto darmi, ti sono gratissima, io invito tutti a mandarti emoticon, commenti, insomma, per starti vicino in questo momento così bello di un lancio, di un CD, insomma, è anche una sorta di rinascita un po' dopo quel periodo nero della pandemia. E quindi sono molto contenta che tu abbia scelto il mio programma, onorata come sempre di averti qui ad Opera Classica. Grazie! Grazie Serena, grazie mille. Allora, Claudia, il tuo nuovo lavoro, correggimi la pronuncia se sbaglio, si chiama Chameleon, giusto? Giusto. Ok. Prima di tutto ti chiedo perché questo nome, insomma, a questo CD, come mai l'hai chiamato così? Diciamo che il lato positivo del chameleon, che anche, cioè, mi riferisco alla simbologia dell'animale, è che si sa bene adattare al suo ambiente, a ciò che lo circonda. E quindi io diciamo che mi sento anche molto di trasformarmi, ho sempre un altro colore. Questo in aderenza alla musica che si ascolta nel disco e anche a sì, perché sono anche un disco che canto in 6 lingue, quindi ogni lingua ha il suo colore, la sua cultura. E quindi ho pensato che io, cioè, non mi sento sempre, cioè, è come se io recitassi sempre diciamo un'altra persona che canta questo, cioè un brano o l'altro, quindi mi sento
che è veramente diverso anche di quello che è la musica lirica, insomma, quella che canto di solito, però c'è la mia voce, c'è la mia scrittura, però sì, sono sempre un'altra persona, credo, un'altra cantante in ogni brano che canto, ecco, mi sento così, che mi adatto a quello che canto, quindi sono comunque Camelion, ecco. Saluto Carmen 60, che è una grande fan di opera classica. Ciao Carmen, Ciao grazie. Carmen, ciao Carmen. Sarò una tua grandissima ammiratrice. Ti segue Grazie, sempre. grazie. E io non so qui, io non posso mandare dei cuori, ma loro mandateli voi, insomma, un cuore, mando un cuore a Carmen. Vedo che c'è anche Maria, ciao Maria, la mia nipote che vive a Francoforte e che è una che lavora nel marketing e mi ha consigliato, insomma, lei mi consiglia ogni tanto con Perfetto, grazie a piacere, Maria ecco. allora. Sì. Allora Claudia, la cosa che io ho notato, diciamo leggendo un po' di informazioni, e l'idea che mi sono fatta, anche perché poi nel corso di questi anni ho imparato un po' a conoscere il tuo pensiero musicale, tu hai sempre avuto questa tendenza al dialogo. Io ricordo che tu facesti dialogare musica, pittura, se ben ti ricordi, facemmo una bellissima chiacchierata anche con il maestro, non so se ti ricordi, un po' di Facciamo anni il fa, passo back, sì. bravissima, e ho notato che è bellissimo anche il mondo multiculturale che tu ti porti dietro, quindi questo dialogo tra culture, ma anche aspetti diversi, se si può definire così, insomma. Quindi io ti chiedo, anche musicisti che provengono da varie parti, da varie nazioni, insomma, alla base di questo tuo CD c'è anche una sorta di multiculturalità, di dialogo anche tra culture distanti, diverse, tra situazioni di vita diverse. Potrebbe essere anche questo effetto camaleonte su questo CD? Beh, bellissimo, guarda, beh, io ho la pelle d'oca, cioè come lo descrivi io non sono stupefatta. Sì, è il dialogo, cioè per me è naturale, quindi sono io il soggetto e quindi non, cioè tu che mi osservi o voi che mi ascoltate, mi osservate, mi fa piacere perché mi guardate da un altro vincolo, da un'altra prospettiva, che è bellissimo sì, è il dialogo, io mi sento, diciamo, in dialogo con tutti, con tutte le culture e in questo CD, poi, come sai, sono poliglotta, ho avuto sempre la passione per le lingue come per la musica e quindi, come sai, sì, ci sono 6 lingue in questo CD e tra cui una è una lingua che non parlo, che tu sai qual è sicuramente. Poi ce lo dici tu, insomma, perché dopo voglio sapere tutte le Sì. informazioni Sì. su questo CD, anche dove i nostri amici lo possono acquistare. Allora, io ho letto una cosa che mi ha incuriosito tantissimo e che secondo me è anche un po' legata a questo tuo concetto di dialogo e di multiculturalità. Non lo so, poi spiegami tu se è fatto, stato fatto con queste intenzioni oppure se è una cosa che, diciamo, è capitata. Ho letto che tu hai fatto una sorta di concerto su un treno. È Sì. vero, ma il Sì. concetto del treno come viaggio l'hai fatto apposta oppure è capitato così? No, no, altro che è stato organizzato, cioè l'avevamo già progettato nel 2019, alla fine, e poi vabbè, nel 2020 non l'abbiamo potuto fare e adesso abbiamo ripreso il progetto in mano e l'idea è nata. Me l'ha data un ballerino che mi aveva inviato che si chiama Dario Scirione, che è del Salento, e ha ballato su un binario di un treno. E quindi mi diede questa idea che poi doveva venire anche lui a ballare, però non ha potuto perché è stato impegnato in un programma televisivo. E quindi è venuta la Beatrice Tarantino, è venuta dal Salento a sostituirlo, che ha ballato poi sul palco elevato, sollevato di questo treno. Ecco. Infatti io leggo che un'ambientazione straordinaria,
Bielefeld non ha mai vissuto un concerto del genere prima d'ora. E diciamo anche un concerto classico su un vagone ferroviario, attore della rimessa delle locomotive di Bielefeld. E il soprano Claudia Oddo ha dichiarato di non essersi mai trovata su un palco così piccolo e compatto prima d'ora. Quindi, in effetti, è stata una prima esperienza assoluta anche per te, una nuova esperienza. È stato bellissimo perché ho realizzato una delle mie visioni, perché come sai, diciamo, o sono sogni o sono visioni e quindi sotto, cioè, insomma, all'aperto è stato bellissimo. La gente veramente è arrivata un'ora prima, anche c'era un po' di pioggia, non si sapeva. Il palco era minuscolo, quando eravamo tutti, eravamo sei sul primo vagone e il coro era messo su un vagone laterale. Che anche su Instagram, sul mio profilo, si vedono alcuni video e foto, potete andare a ricercare. E la cosa più bella è che il prossimo anno si ripeterà, ed è bellissimo perché sì, è una conferma che quello che io immaginavo fosse bello come esperienza anche per il pubblico, però questo senso della libertà, dopo la pandemia non potevamo viaggiare, poi il senso della protezione dell'ambiente, perché insomma il treno dovrebbe essere, insomma, il mezzo più ecologico, tranne che poi andare in bicicletta e a piedi, credo che segue il treno. E quindi con questa associazione degli amici delle ferrovie, insomma dei treni, abbiamo fatto questo progetto, che è stato appunto il concerto di release di questo del CD qua, che è questo qua, che è Eccolo! questo Bellissimo. Chameleon, infatti, e questo è stato in Germania, insomma a Bielefeld, questo concerto un po' folle. Ecco. Tra l'altro, sempre il gioco di colori, vedo anche sulla copertina del tuo album, sempre bellissimo questo contrasto di Sì. colori che ti caratterizza da sempre, insomma. Ecco, sì. Sì. E poi ho letto anche una curiosità, hai scelto musicisti, diciamo, da varie parti del mondo. Come mai questa scelta? Beh, allora ho invitato tutti i musicisti che hanno partecipato nel CD, probabilmente non tutti potevano venire perché alcuni hanno registrato, insomma, in altre città, altri paesi, però gli italiani sono venuti quasi tutti. Sono venuti i miei amici del Salento, che è l'ensemble Terra del Sole, diretta dal maestro Enrico Tricarico, che lui è il pianista anche. Nel CD hai letto che c'è anche un suo brano, ci sono solo due brani che non ho scritto io, tra cui il suo brano di Enrico Tricarico, che è L'inno per il mare. L'inno per il mare non ha testo, c'è solo vocalizzo, canto. E lui con i suoi musicisti è venuto, che poi hanno suonato anche in un altro brano che è Fiori di pa Passione, e il brano corale che ho scritto. Ok, ma tu sono ovviamente, diciamolo al nostro pubblico di opera classica, sono tutti inediti. Tu a cosa ti sei ispirata per scrivere i testi di questi brani bellissimi? Ma non è che io, cioè non è che io ho detto adesso devo scrivere musica. Diciamo che io suono il pianoforte, non tanto bene come canto, per fortuna canto un po' meglio di quello che suono, però diciamo quello che mi serve per scrivere musica. E allora tu, sai che avevo scritto il primo brano nel 2016, che era Dio del passato, che è già su YouTube, è stato pubblicato con un video artistico del maestro Il Passo Fracasso Bach. Poi quello è piaciuto tanto, però non ho mai più avuto tempo io di andare avanti a scrivere musica, perché cantando non ho il tempo. E in questo periodo buio invece ho trovato la luce scrivendo musica, essendo creativa, mi ha dato molte, ed è quello che volevo fare quando studiavo canto, però quando studiavo canto non ce la potevo fare, studiare composizione e canto non riuscivo, dovevo anche lavorare e mantenermi agli studi, che ce l'ho fatta bene. E allora, dopo il successo di questo primo brano, cioè, è successo per me quando il pubblico che mi segue, cantando lirica, dice: va bene, guarda, guarda, un bel brano, e hanno apprezzato.
E invece sono andata avanti poi con Fiori di Passione, però sono arrivata sempre a tre brani, ecco, però finire tutto un CD sono riuscita. L'ispirazione mi viene nel momento, in dei momenti diversi. Allora c'è la parte della musica e poi c'è il testo. Cioè il testo, per esempio, ti faccio quando ho scritto Mitten im Leben, che vuol dire nel bel mezzo della vita, allora il testo mi è venuto in mente facendomi una gita in bicicletta a Düsseldorf, dove vivo. Mentre che è bellissimo lì passeggiare lungo il Reno, è bellissimo. Mi piace tanto passeggiare andando in bicicletta anche, ci sono delle piste ciclabili. Mi sono fermata, avevo letto sempre vicino a dei binari, guarda caso. Adesso sto realizzando, c'era scritto Mitten im Leben, nel bel mezzo della vita. Bel titolo. E da lì mi sono seduta su una panca e ho scritto una poesia così, però mi vengono le poesie, questa è una poesia in tedesco che anche ha la rima, però non sempre scrivo con le rime. E allora ma mi viene così di getto, ho sempre una penna e un foglio di carta e ho scritto. E Ecco. poi in un secondo momento avevo la musica e ho pensato, ecco, questi due vanno bene insieme. Ok, bello, Invece tu, bellissimo. un altro, tu mia terra, invece l'ho dedicata alla Sicilia, Sì. che per me è un inno alla Sicilia, tu mia terra. L'ho scritto, la musica ce l'avevo già come pezzo al pianoforte. Però poi quando mi hanno, forse lo vuoi dire tu, mi hanno dato un premio Vai, vai. no, dillo tu, forse lo sai, lo No, sai. vai, vai, preferisco che lo dica tu. Sì, allora mi hanno dato nel 2020 mi hanno dato il premio Ragusani nel mondo, la 26ª edizione, e si è fatto la prima volta solo digitale. E io ho inviato questo brano come ringraziamento, come inno alla Sicilia, e niente, l'ispirazione lì è venuta dalla gioia di aver ricevuto questo premio, che diciamo è importante per la mia famiglia, per tutti gli amici che sto salutando, che mi seguono dalla Sicilia. È stato un bel riconoscimento alla mia carriera, ecco. Perché ricordiamolo, per chi non lo sapesse, Claudia ha origini italiane nel sud Italia. Sì, sono Bellissimo. siciliana di origine, parlo anche siciliano, l'accento è un po' tutto impastato perché vivo da tanto in Germania, quindi. Ecco. Claudia, tu prima ci hai accennato un po' al fatto che in questo tuo nuovo CD ci sono. Tu canti in più lingue. Prima di tutto, in quali lingue canti? E poi perché questa scelta poliglotta? Allora, intanto canto in italiano e tedesco, inglese, francese, spagnolo e arabo. Arabo, ecco. Sì. Come hai fatto con l'arabo? Allora, intanto l'arabo, quando ho scritto quel brano, lì prima è nata la musica, però il titolo, spesso è il titolo che mi dà l'ispirazione. Sia per la musica che per il testo, il titolo è molto importante. È Passion for the World, che è il titolo in inglese, che è la passione per il mondo. Veramente c'è dentro molta compassione, ma chi ama il mondo, chi ama la terra, ovviamente ha anche compassione con chi sta male. L'arabo perché l'ho dedicata, e questa è un'altra poesia che l'ho scritta in tedesco, l'ho dedicata ai rifugiati dei paesi arabi, tipo dalla Libia e dalla Siria, che anche se sono sbarcati ancora tutt'oggi c'è questa tragedia che sbarcano a Pozzallo. Io sono di Ispica di origine e a Pozzallo ancora continuano, come sappiamo, a sbarcare gente che fugge dalle guerre, che la metà ce la fa, chi non, e tanti si annegano, e questa è una tragedia così, così tremenda. E ho Infatti, per io quello colgo l'ho voluto l'occasione proprio per scrivere. leggere alcuni tuoi versi, se ti va. Dalla Grazie, sì. traduzione in italiano, ovviamente. Sì, l'originale, quella l'ho scritta in tedesco. Allora, io scrivo secondo come.
come sono, secondo quello che penso, mi viene la lingua, cioè, mi viene spontaneo perché so bene le lingue tranne l'arabo. E quindi l'arabo l'ho fatto tradurre da mio genero che è egiziano, che è colui che ha fatto anche le bellissime foto del booklet. Ah, E che lui, bello. sì, e lui è fotografo, è grafico anche, e mi ha insegnato lui a cantare in arabo, ma io no, ovviamente non parlo arabo. Arabo. Ho faticato già a cantare, però poi adesso mi trovo molto bene. Insomma, Passion for the World è il titolo, l'ho voluto lasciare in inglese perché si riferisce a tutta la gente, però io lo scrivo per queste persone che appunto sono spesso di lingua araba. Sì, commento per te da Ringana Partner Cannenberg. Bellissima Claudia, tanti Ciao cuoricini. tesoro, ciao Tra Nada, ciao. l'altro sei anche collegata a Irene Savignano, che è una giovanissima cantante che ha studiato alla Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma e sta iniziando una carriera meravigliosa. Insomma, grazie Bravissima Irene. Irene, ciao, ciao, che Allora, io ho bello. scelto qualche, ti chiedo qualche riflessione proprio su Sì. questi versi che ho scelto di Passion for the World. Per la pace di domani, separati dall'amore, il dolore brucia nel cuore. Lasciare la terra, le guerre impallidiscono, guardare avanti nell'ora l'orrore. Lasciare il paese per una nuova terra. Madri in lacrime, bambini terrorizzati, padri assassinati. Ti chiedo una riflessione su questo anche perché purtroppo è un argomento molto attuale. Sei stata bravissima, sì. E come vedi mi fa soffrire già ascoltare di nuovo il testo. È il motivo per il quale, cioè, non mi sento ovviamente di non poter fare niente, che forse è anche ridicolo scrivere un brano o dedicarli, però ecco, ho pensato a loro e forse qualcuno che ascolterà, insomma, ha un Claudia, potere io maggiore per fare qualcosa. Io sono solo permettimi di un'artista. dire una cosa, di Sì. dissentire su una cosa. Non è vero che scrivendo questi versi tu non hai fatto niente. Ti ricordo che anche ad Auschwitz c'erano dei musicisti con il proprio violino che allietavano quelle ore di dolore delle persone che erano lì nei campi di concentramento, così come sulla tragedia del Titanic i musicisti continuarono a suonare fino all'ultimo respiro. Io penso che la poesia, l'arte in generale, la musica possono davvero dare un supporto spirituale che poi è importante perché si riflette anche sul nostro comportamento fisico, ci dà quella carica, anche quella possibilità di pensare e ragionare e capire dove c'è il giusto, dove c'è, come diceva Claudio Abbado, io devo capire dove c'è il giusto, dove c'è lo sbagliato, le cose sbagliate e posso farlo solo conoscendo. Se attraverso dei versi io posso conoscere, se attraverso una musica mi viene in mente Mahler, io posso conoscere, io so e quindi riesco a capire cosa è sbagliato e cosa no. Quindi io penso che il lavoro che tu hai fatto è bellissimo ed è importante per l'arte in questo momento e per sempre. Cioè, quindi con i dolori del passato, del presente e purtroppo di quelli che ci saranno anche in futuro, perché l'uomo ricade sempre sugli stessi errori. Quindi secondo me è importante quello che tu hai fatto. Quindi assolutamente è una cosa bellissima. Grazie, grazie. Sì, è un brano che sicuramente di tutti un po' si contraddistingue per la sua veramente già il colore della lingua araba dà una profondità alla voce che è anche una colorazione diversa. Poi io quando ho registrato questi brani, io li ho. Cioè, mi viene tutto molto spontaneo, come li devo cantare, non penso, cerco di cantare bene, ma mettendoci il sentimento giusto e il pensiero, è facile perché ho scritto anch'io, ma anche quando canto l'opera o canto altri brani in concerto della musica classica, penso sempre a quello che magari avrebbe voluto il librettista, il messaggio del compositore.
E in quel momento sono io librettista e compositrice e in più anche cantante, quindi per quello forse cantautrice, anche se cioè io non mi sento in questo ruolo. Sì, in qualche maniera vuol dire se uno scrive musica e la canti, sei cantautrice, ma io mi sento semplicemente Claudia che ha un messaggio da dare, che voglio che stiamo in dialogo, che si parla di questo e si agisce. E canterò questo brano anche prossima estate in Sicilia. E quindi, bene, questo è un brano che sicuramente molto il più lontano forse del canto lirico. Non so, tu l'hai ascoltato, ha una particolare. Non lo so, io lo sento non solo per la lingua che è molto, molto bella, lo sento, diciamo, molto diverso dagli altri. Tra l'altro, mentre tu parlavi, ho fatto dei collegamenti proprio con l'idea del treno e del viaggio. Purtroppo i vagoni dei treni non sono stati sempre riempiti per viaggi di piacere. Mi sono venuti in mente gli spostamenti che facevano i deportati di Auschwitz o anche le immagini che ci hanno passato i TG qualche mese fa degli ucraini che dovevano scappare su questi treni per andare magari in Polonia a cercare salvezza altrove. Quindi secondo me questa immagine anche proprio della stazione ferroviaria, del treno, è importante. Cioè, secondo me è un qualcosa che tu hai ponderato bene, c'è cioè, un'immagine simbolica fortissima che si sente all'interno di questo tuo album e però tu dai anche questa chiave di speranza in questo insieme di multiculturalità dovuta al linguaggio che tu usi, che sono tanti, ai colori che sono presenti sul tuo album e anche proprio al modo in cui canti, perché giustamente tu mi hai detto che i colori sono diversi, canto in lingua araba è diverso, canto in italiano è diverso, quindi anche questo tuo darti in maniera diversa a tutti questi tipi di, diciamo, di colori della voce. È anche legato a tutti i musicisti che tu hai scelto che non appartengono a un solo gruppo, a una sola nazione. Secondo me è importante perché laddove c'è questo percorso ferroviario che ci porta magari anche a pensare a cose che ci hanno fatto male e ci fanno male, cioè, tu hai dato anche una chiave di speranza, perché tra l'altro l'hai chiamato passion for the world, la passione. E la passione viene dal verbo pasco in greco che vuol dire soffrire. Ma anche amare, un po' anche come Gesù ha Brava. sofferto perché ci amava. Quindi in effetti c'è una bivalenza in questo tuo album che è molto spirituale, io ho avvertito molto spirituale. Quindi nelle differenze si può creare il mondo, nella passione per ciò che è prodotto nel mondo, noi possiamo amare, c'è sempre data la speranza di poter fare bene. E è quello il messaggio che ho sentito, diciamo, guardando anche soltanto le immagini. Del tuo anche lo sguardo tuo rivolto pensieroso nella copertina mi ha dato proprio la sensazione di che tu stessi pensando qualcosa che è proiettato alla speranza. Era uno sguardo triste ma intenso, raccolto, insomma. Questo è secondo me, è il messaggio che tu hai voluto lanciare, oppure c'è altro? Sì, il messaggio della speranza, il messaggio che la musica trasporta, no? Io so parlare attraverso la musica perché le parole poi, diciamo, si arricchiscono a vicenda, musica e parole, così io spero. Il messaggio è che, per esempio, in questo brano, adesso questo brano arabo, Passion for the World, c'è un musicista che è curdo e vive in Germania, che si chiama Eren Aksahin, e lui è suonatore della oud in questo brano, che è stato il primo strumento a cui ho pensato, ed era anche presente lì in questo concerto di release sui treni. Quindi c'era anche lui, c'era il mio amico di Cracovia, il violinista con cui lavora, che ha inciso invece un brano spagnolo, e anche quel brano francese, spagnolo, Sin ti, senza te, che forse è il brano, diciamo, che veramente parla, il brano forse più, diciamo,
più leggero, ecco, più leggero nel senso che semplicemente parla di una persona che è follamente innamorata che che si è appena separato e quindi non può vivere, quindi cioè, non, cioè va matta proprio follemente innamorata così come sanno amare i sudamericani, insomma noi, insomma hanno una passione. E poi quando ma anche a Napoli, ecco, insomma, voglio dire, tu sei napoletana, no? Giusto? Ecco, quindi questo, poi lasciarsi, no, no, se mi lasci, cioè, mi ammazzo, ecco, quindi è sentì, è così. E la chanson bohème, invece, è più un'elegie, ecco, è un'elegie che ho scritto in novembre, l'ho scritta in novembre. Il mese di novembre, sto pensando se era novembre 2020, sì, mi sa che è stato novembre del 2020. Quella è un brano proprio semplicemente per pianoforte, è più diciamo, scarno, più cameristico. Tra l'altro ci sono saluti per te, Luciano Mariani. Ciao Claudia, ciao Luciano. Ciao, ciao Maria, ciao Luciano, ciao, che bello, Luciano. Grazie, grazie di seguire. Sì, perché anche lui mi conosce come cantante lirica, quindi credo che alcuni che ci stanno seguendo sì, sono anche curiosi cosa può fare Ecco. una cantante lirica, grandissima Ok, Claudia, sempre. Leo Sammito, spero di aver detto bene, grandissima Claudia, sempre sentimentale con un bel cuore per te. Oh, grazie, grazie. Grazie Leonardo. Leonardo è un cantante giovanissimo. Che lo sto seguendo e Giulia speriamo. Calamita ti manda un cuore. Ciao Giulietta, ciao, Ma ciao, Claudia, se ciao. tu hai giovani che vogliono farsi intervistare, mandale ad Opera Classica, io sono sempre alla ricerca di New Generation. Sì, lui proprio, guarda, ha una passione per la lirica incredibile, Bello. Leonardo. Leonardo è siciliano, è di Modica, è venuto a un concerto a Modica, quello che ho fatto quest'estate a Modica. E in quest'estate io ho fatto molti concerti in Sicilia. E sono stata molto felice perché un concerto che ho fatto appunto dove ho cantato l'inno alla Sicilia, Tu mia terra, con un'orchestra tedesca, l'orchestra di Stato di Düsseldorf, del governo di Düsseldorf, sono venuti tutti a fare una tournée in Sicilia e io ho cantato al Teatro Politeama di Palermo e lì e anche nella chiesa di San Nicolò a Catania, quella chiesa immensa, perché l'orchestra erano circa 80 elementi, musicisti e abbiamo fatto Tu mia terra l'ho arrangiato per l'armonica alla bocca perché avevamo anche, era musica da film, c'era anche c'era una volta nel West di Ennio Morricone, quindi avevamo questo bravissimo 84enne armonicista per lui ho scritto un'introduzione e anche una parte, anche con l'aiuto del mio produttore, perché l'abbiamo dovuta arrangiare molto in fretta. Quindi quella è piaciuta tantissimo e questa è stata per me una gioia. Tu puoi immaginare con un'orchestra tedesca cantare in Sicilia, in un teatro meraviglioso, è un mio brano. Ecco, mi sono sentita molto, molto appagata, molto appagata. Che bella, emozionata, immagino. Ma tu che canti sempre da soprano, libretti, spartiti di altri ed hai la responsabilità di portare il messaggio magari di Verdi, di Puccini, di Bellini, adesso che tu hai un brano di inediti che stai lanciando e sono tuoi, sono creature tue, che responsabilità senti sia da voce ma anche proprio da compositrice e scrittrice? Guarda che mi sa che qualche settimana della mia vita, non so, mesi, cioè si è accorciato un po' la mia vita facendo questo disco, perché la responsabilità è enorme. È come dire cosa metto? Metto un figlio nel mondo, cioè ci vuole responsabilità. Deve essere comunque sano. Io ho pensato che deve essere sano e io lo devo trovare bello. E
perlomeno nel momento in cui lo pubblico il disco. E ovviamente in tutto ci sono poi voluti 2 anni per completarlo il disco, anche se io comunque ne ho scritto uno e ne ho prodotto uno ogni mese, cioè ne ho registrato e poi cioè, trascrivere e produrre, cioè, due anni per completare tutto, cioè tutta la pandemia ci è voluta. Diciamo che è stato il momento perché io ho pensato, ma mi hanno ovviamente incentivati mio marito, per esempio, e anche altri amici, tra cui anche voglio nominare, anche se non ci sta seguendo perché non avrà tempo stasera, sono era sicuramente Enrico Tricarico che mi ha, avendo conosciuto dei miei brani come Addio del passato e Fiori di passione, e per lui ho appunto inciso In opera del mare, mi fa: Claudia, tu devi andare avanti per questa strada, anche vai avanti. E poi sai, io ho pensato, prima canto 3-4 brani e vedo il pubblico come reagisce, poi vedo se va bene, mi ha dato coraggio per andare avanti. E ho altri 5 brani che adesso voglio ancora incidere. Ah, Sono quindi già, promesse future. sì, diciamo che il tempo tiranno. manca, è carente, quindi, però visto che ho imparato molto, diciamo e ancora devo imparare tantissimo, perché non ho studiato composizione ed è incredibile perché a volte, cioè, io ho tutto in testa e poi però realizzarlo tutto, cioè da stampare gli spartiti, cioè, ma questo anche ho dovuto imparare questi programmi che per me sono difficilissimi, però adesso li so usare. E la responsabilità, guarda, è grande. Io ho pensato, guarda, se io una cosa la faccio con amore e passione e voglio essere in dialogo. Ed è un mio, e questo fa parte anche di me, questo ho sempre desiderato scrivere musica e i testi li ho sempre scritti, poesie ne ho sempre scritti. E quindi poi io amo il mondo dell'opera, per me anzi il mio sogno sarà scrivere un'opera, ma non so se ce la faccio, ecco, un Dai, giorno, quindi. ma forse quando non canterò più, perché il tempo che mi ci vuole. Perché io non ho studiato composizione e farlo tutto da autodidatta, anche se mi faccio aiutare. Però ecco, questo sarebbe un sogno, perché intanto sì, ho pubblicato questo, che sono figlia di questo tempo, di questi tempi, quindi scrivo così, un po' in maniera come mi ha descritto adesso, sentimentale. Sentimentale, sì. Forse sì. Leo. Sì. Claudia, oltre abbiamo visto la tematica delle migrazioni, insomma, tu ci hai parlato di questo amore caliente, diciamo. Quali altre tematiche possiamo trovare in questo CD? Sì, allora voglio parlare del mio brano, l'ultimo che è sul CD, che è Flying with the Clouds, che è un brano che ho dedicato alla pace nel mondo, che appunto qui l'ho scritta per 4 voci, tra cui la voce della melodia più altre 3 voci per il coro. Questa l'abbiamo incisa anche in uno studio durante la pandemia. Si poteva solo incidere massimo in 5, potevamo stare nello studio, e quindi abbiamo dovuto incidere in sezioni. Sì. Ed è un brano che ho scritto in inglese, e questo parla che noi siamo sempre in cerca di felicità, siamo sempre in cerca di qualcosa, no? Non siamo mai contenti, andiamo sempre. E poi, andando sempre avanti, si capisce però che tutto sta nel silenzio, che nel silenzio e che siamo un'unica cosa. Noi siamo un'unica cosa, tutto il mondo è un'unica cosa, e noi esseri umani, c'è questo senso della comunione e della pace. E flying with the clouds, cioè, quindi con la testa andando oltre.
andando oltre. Sì. Cioè, no, non come si dice in Italia, hai la testa nelle nuvole. No, 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 no. Cioè, volare con le Con nuvole. le nuvole, sì. Cioè, volando con le nuvole, cioè che il pensiero lo fai andare, Vai vai oltre e oltre. vedi le cose da sopra, perché dalle nuvole, guardando in giù, Eh? vedi una prospettiva diversa. E cosa facciamo qui sulla Terra? Ancora nel 2023, ancora guerra? Cioè, ancora, cioè, la civiltà, dove siamo? Dove siamo arrivati? Non è un brano politico per niente, è semplicemente un brano per la pace. Quindi ho voluto che lo cantasse il mio coro, però lo canto in questo disco, lo canto anch'io, la melodia insieme ai miei coristi. Proprio come dare un segno, come simbolo che io come solista faccio parte anche del coro, siamo l'umanità, quindi questo è il brano più difficile per me a livello di composizione, questo proprio ovviamente essendo a quattro voci, diciamo che mi ci è voluta una settimana intera. Ogni giorno, tipo 8 ore, 10, 8-10 ore al giorno, solo mi sono dedicata a questo brano. Poi ho sempre un po' cambiato delle cose, ho seguito il coro anche i loro bisogni. E in gennaio lo voglio registrare ancora, però come video col coro, però come video è tutti insieme. Ah, Ecco. bello, bellissima l'idea, bellissima. Claudia, io ti chiedo soltanto di correggermi sulla pronuncia se è sbagliata di questo tuo brano, che si chiama Gerhard de Haus, è giusto in tedesco, Sì, penso sia Gradaus, così. sì. E ti leggo questi versi e chiedo un tuo commento. Ovviamente la traduzione è sempre in italiano, quindi se c'è qualcosa che non va, tu fermami. Allora, sempre dritto, lo sguardo fisso, sempre avanti e avanti, annegata in quello che è stato. La nostalgia dov'è? Cerca il sentimento. La speranza dov'è? Che le dà sostegno. L'amore dov'è? Che le fa vivere la vita. Ti chiedo un commento su questi versi. Allora, questo testo qua, la traduzione, appunto, la parte italiana l'ho scritta io, e la parte è un, è un è, l'ha scritta una mia amica che è Birgit Blavius. Lei mi fece vedere questa sua poesia e io ero lì con quel produttore, che è poi la moglie del produttore, e anche cantante. E allora ci siamo messi, dico, troppo bella questa, perché l'ha dedicato alle donne che non hanno scelta. Ma alle persone che non hanno scelte, che sono costretti a seguire un destino che non sembra una scelta di vita che diventa il loro destino e che sono, diciamo, annegati nel loro passato e anche nelle loro, diciamo, origini, anche culturali, che non riescono a liberarsene e devono seguire delle convenzioni e addirittura anche delle leggi che non li lasciano vivere in libertà e neanche non possono scegliere chi amare. Quindi questo è un brano che ho dedicato alle donne che non hanno scelta, che ancora nella nostra società non hanno scelta. Quindi Claudia, possiamo definire un po' il tuo album, questo nuovo tuo lavoro, anche come un album per il sociale? Sì, diciamo che in gran parte sì, sì. Ci sono anche dei brani un po' più, sia come l'Inno alla Sicilia, che c'è scritto, che ho pensato a tutto quello che associo con la Sicilia, che è molto leggero. Ci sono anche delle storie d'amore che finiscono e altri che invece come insieme siamo liberi. Quello è diciamo che è un brano che io, Gli specchi umani lo volevo intitolare, che lo canto insieme a Vincenzo Maria Sarinelli, che è un bravissimo tenore, del Salento, con cui anche ho fatto diversi concerti. Con lui siamo in due, perché insomma è un po' parla dell'amore, del dialogo, cioè tra due persone che si amano e che viaggiando anche nel mondo noi incontriamo sempre noi stessi, e che anche quando ami,
il tuo compagno, la tua compagna ti fa sempre da specchio. Questa è la mia idea, ecco, la mia. Quindi questo non tratta del sociale, però che insieme siamo liberi, che Ecco. insieme siamo liberi, che insieme. Si cerca la libertà, a volte qualcuno pensa che stando da soli si sta meglio, no? Ma io non credo in questo. Io credo che stando insieme, insieme anche come gruppo, cioè diciamo che adesso qui siamo il tenore, io quindi volevamo anche fare lo specchio tra uomo e donna, però è anche tra uomo e uomo, tra donna e donna, e tra culture, no? Cioè quindi. Si può andare avanti con un aspetto certo sociale, ma io credo che sia forse più per me, perché quando scrivo, cioè più umanistico che sociale. Quei due che abbiamo detto, questo Geradeaus, che io canto con Alessio Loriga, che è un cantante italo-tedesco di musica pop. Che quindi è un pop meets classic questo brano. E lui anche è figlio di immigrati in Germania, come lo sono anch'io. Diciamo che, per esempio, nel caso di mia madre, lei sì, ha sposato mio padre ed era contenta di andare in Germania, però è stato molto dura e non aveva tanta scelta, diciamo, però essendo una bella coppia sono stati i miei genitori. Lei ha avuto molta libertà dopo, però altri oggi che ancora, diciamo, magari non hanno la libertà neanche di immigrare, ecco. Ecco, Quando c'è sono un due commento. brani, quello arabo e quello tedesco, che sono del sociale, sì. Abbiamo un commento di Corol 5434 per te, bellissime parole profonde. E poi bravissima Claudia, bravissima Serena, grazie. Grazie, grazie. Questa sarà Corol. dovrebbe essere Alla. Ciao Ok, tesoro, ciao. Ecco, grazie. loro vivono qui in Germania, tanti italiani che stanno seguendo, cioè che vivono qui in Germania, che ho anche avvertito. Grazie. E quindi sono molto contenta che, sì, diciamo che stanno Grazie. seguendo. Che bello, grazie. Claudia, ti dico anche questi versi che mi hanno colpito, ovviamente ho scelto sempre da traduzione, si chiama Straight Ahead. Obbediente va colui, nessuna resistenza. Davanti ai suoi occhi prende questa mano. Non era quello che voleva, sempre quello che vorrebbe. Dritto davanti a sé, il suo sguardo è chiaro, ancora e ancora. Senza parole per quello che sta arrivando, nel vortice dell'impotenza in balia di pericolo. Dov'è il desiderio? Lei cerca il sentimento. Dov'è la speranza che dovrebbe darle sostegno? Dov'è l'amore che le fa sentire la vita? Tra l'altro, quest'ultima frase è bellissima. Ti chiedo una riflessione anche su questi versi, tradotti ovviamente. Sì, è proprio questo destino diciamo, di una donna che non è libera. Ci sono troppe donne in questo mondo fagocitate o dalle loro, diciamo, malsane convenzioni o leggi dei loro paesi, oppure abbiamo anche delle donne che sono succube dei loro mariti oppure delle loro famiglie e non si sanno, non sanno come venirsene fuori, ecco, e sono fagocitate sono oppresse, non hanno libertà, di vivere, di scegliere. E questo è un dolore che anche, sì, questo provo io, essendo anche donna, ovviamente posso anche capire, no? Ancora tanto, ma so per esempio di una coppia di omosessuali che lui, per esempio, uno dei due non, è di un paese, diciamo, dove lui non può, non è proibito essere omosessuale.
e ama un uomo ed è in relazione con un uomo, però adesso è costretto di sposare una donna nel suo paese. Ed era emigrato in un paese in Certo. Germania e adesso deve tornare perché lui non può dire Non può. che non, e ancora siamo in queste condizioni. Diciamo che sono, ecco, diciamo che in alcuni brani ho dato un po' sfogo a una compassione che ho con determinate, insomma, persone che soffrono, tra le donne, i rifugiati, però anche godo anche molto ci sono alcune persone che le ho scritte proprio, che anche quando li canto, Fiori di Passione, per esempio, è un brano che tu conosci, no? Sì, assolutamente sì. Quindi è molto variopinto, appunto, questa poliedricità, multiculturalità, tutti questi bellissimi aggettivi che includono tante diversità che convergono. Secondo me, questa è un po' tutta la chiave di volta del tuo album. Tra l'altro, tu prima mi hai detto che accanto al tuo CD all'interno c'è un librettino. I nostri amici che acquisteranno il tuo CD cosa trovano? Quali informazioni trovano in questo bellissimo libretto? Sì. Eccolo, bello! Allora, questo è il libretto che qui si infila dentro, quindi si può Bellissima sei! così, quindi qui in questo libretto ho messo come ho citato il brano tedesco Nel bel mezzo della vita. Che anche questo, per esempio, è un brano che inizia con le voci registrate, si chiamano Atmos, ma sono delle voci vere che sono le voci delle mie nipotine mentre giocavano in un parco giochi e io le ho registrate. Che carine! E lì senti cucuyu, gnam gnam, dicono, poi perché la nipotina piccola non sapeva ancora parlare, quindi mi piaceva perché loro dialogavano nella loro lingua infantile. E mi faceva talmente tanto tenerezza che ho pensato che questo era l'inizio. Ecco, tu mi chiedevi l'ispirazione, quindi l'ispirazione la si trova spesso anche nella quotidianità. E lì ho pensato: questo è il brano che così faccio iniziare il brano. Ecco, No, e quindi queste sono le parole. E poi c'è un QR code alle quali si va al mio sito dove ci sono poi tutti gli altri testi tradotti, che pian pianino adesso sto traducendo, sono arrivata al Passion for the Words, li sto traducendo in 3 lingue, a seconda insomma se sono in tedesco traduco in italiano, tedesco e inglese. Quindi poi voglio anche dire che ci sono tutti i musicisti e artisti che hanno partecipato sono anche c'è un collage. Chi bellissimo. ci sta? La Costa? No, Costa ci saluto sta. tutti i musicisti, tu salutami tutti. Mando l'abbraccio di Opera Classica a tutti questi musicisti che hanno partecipato al tuo album. Tra l'altro, sei bellissima in quelle foto. Grazie, ma sai, le foto dipendono anche molto dal. Adesso mi state vedendo qui attraverso la videocamera del mio cellulare, e questo invece è una. No, ma sei bellissima anche in videocamera, sei bella tu, Sì, Gloria, sì. vero? Sei bella tu, sei sempre così solare, così sorridente, ma sei Sì. molto contenta perché tu adesso mi hai detto che abbiamo parlato del CD, ma se parliamo di te, cioè, quindi io sono onorata che io sia stata la prima, io non lo sapevo questo e adesso io perché io seguo, ogni tanto vedo le interviste, chi va a intervistare, ma cioè proprio tu sei una VIP adesso hai capito? No, dai. Cioè, ma sei alla Scala, sei a tutte le prime, ti vedo nei camerini con la cantante, con la solista, poi tutti, non lo so, Ci come fai? provo, insomma, nel mio piccolo, è un piccolo ambiente, ci provo, insomma, cerco di fare perché mi piace, quindi cerco di dare spazio a ciò che mi piace. Spero di farlo benino, insomma, però ci provo. No, guarda, io te l'avevo già detto quando ci siamo conosciuti nel 2014
che sei molto brava, perché quello che poi la passione abbinata alla conoscenza è magia, quindi tu puoi la perseveranza, quindi sei andata avanti, insomma, nessuno ti ha aiutata, tu hai fatto da sola, ci hai creduto alla fine. Cioè, comunque la passione, perché a volte anche quando non crediamo in noi stessi, ma è la passione che comunque ti continua a spingere, e sono contenta perché lì si è visto il fuoco in te che hai anche negli occhi, e Grazie. il tuo sorriso, questo sole napoletano nel tuo cuore, lo porti nel tuo sorriso. E questa è una cosa bellissima, perché io vedendo anche le persone che vai a intervistare, che hai intervistato, sono tutti maestri. Maestri. E io sono molto felice di questo, perché vuol dire che anche loro apprezzano quello che tu fai. Sono io che devo ringraziare sempre voi, perché grazie a voi che date spazio a questa piccola realtà appassionata che posso esprimermi. Quindi veramente quello che tu mi hai detto, a parte che mi hai emozionata, perché è bello che anche vedi in un mondo piccolino come quello che può essere l'opera classica, si sente e si avverte la passione davvero, perché i maestri partecipano con grande entusiasmo e per me ogni volta è una gioia, è un regalo. Proprio perché io faccio tutto da sola, non è un mio lavoro, non è assolutamente. Io non vengo pagata da nessuno per farlo, insomma, è tutto merito della mia passione che mi spinge ad andare avanti. Cerco di, anche vedi come un po' fai tu, di creare anche delle cose nuove per non relegare l'opera in un angolino oppure sempre con le solite modalità. Cerco di cambiare, mi piace anche sperimentare, perché penso che l'opera sia proprio a portata di tutti. Quindi sono io che ringrazio voi, perché grazie a voi che partecipate, che vi raccontate, che chiacchierate con me, io l'opera classica va avanti. Voi siete il carburante di opera classica, insomma. Quindi grazie. Bellissimo, bellissimo. Quindi questa cosa è anche bella, perché poi allora il mio CD, che diciamo non tratta dell'opera lirica, che però tratta, che è di un soprano, che comunque alcuni brani sono molto lirici, altro meno lirici, che quello che conta è il messaggio che anche io voglio dare, che noi tutti possiamo, che se conosciamo la musica, possiamo ad aprirci sempre a un mondo che può essere il mondo anche della scrivere la propria musica, e che bisogna anche osare anche un po', diciamo, allargare gli orizzonti, ed è bello osare con molta responsabilità e coraggio, però è un qualcosa che ci arricchisce comunque, la creatività tua. Cioè, per esempio, adesso stai facendo il live stream, prima so che registravi e poi li caricavi sul tuo canale YouTube. Non so, questo non lo fai più, mi sa, no? Quasi nulla più perché molti cantanti preferiscono la chiacchierata in diretta, che è, diciamo, forse anche più spontanea, perché è come se stessimo parlando in un bar tra amici. Quindi sì, Sì, è carina come cosa, mi piace, insomma, sì. mi fa piacere. Io resto sempre dell'opinione che devo ringraziare la musica che mi ha voluto nel suo abbraccio. Perché è la musica che secondo me crea dei percorsi. Io non ho, non, cioè, è come sai, un po' come se ti stradasse, non lo so. È cambiato Bello. tutto, cioè, ti ripeto, non c'è mai stato nessuno. Quindi se mi chiedi come, non te lo so dire. Però certo, quando tu ami davvero qualcosa non è sempre facile, però vai avanti. Ed è questo, per me io la musica non ci posso rinunciare, quindi sono contenta che pur non essendo cantante, con i miei piccoli mezzi, sai, come una piccola nota tra grandi note, faccio parte di quella sinfonia e mi fa piacere, anche da piccola nota, va bene. L'importante è essere dentro questa bella sinfonia, questo mondo musicale e sono contenta ogni volta che mi dite di sì, che chiacchieriamo, io imparo veramente.
Far parte di questa sinfonia della musica è bellissimo e sono ogni volta grata e riconoscente per quello che la musica mi ha donato, mi dona e spero continuerà a donarmi in futuro. Certo, ma tu sei sempre aggiornata perché poi girando, perché poi vai anche di persona alle prime, no? Insomma, ti so quello che abbiamo detto. Ma poi, sai, il mondo io per esempio nel concerto che ho fatto al Politeama a Palermo ho cantato sia il mio brano che musica di Morricone, Rota e di Giuseppe Verdi. Per esempio, io non riesco a, non, cioè io non riesco a fare un concerto dove non ci sia minimo un Verdi o un Puccini, cioè perché Ecco. quella è la mia culla, cioè io non, poi non, è tutto uno, cioè quella è la mia musica e poi c'è la mia musica. Certo, stare accanto a questi compositori così di fama eterna, direi, altro che internazionale, Ecco. universale. Però devo dire che questo brano è stato apprezzato, quindi questo è bello perché anche la nuova musica deve trovare uno spazio e così facciamo capire che Verdi è comunque modernissimo, è modernissimo perché sta bene vicino alla musica da film Assolutamente. oppure. In questo concerto c'era anche questo mio brano, Tu mia terra, che sono riuscita a fare l'orchestra, che hanno fatto con molto piacere. E quindi, che comunque pubblicherò adesso per intero, tra pochi giorni lo pubblicherò, Tu mia terra, tutto il brano, Dai. con la versione che non è nel CD, ma la versione dal vivo con l'orchestra e l'armonicista. Che suona l'armonica alla bocca, sì. Quindi, Bello. cioè, Aida non suonava né Aida né suonava un Morricone vicino a delle musiche nuove, anche da film, insomma, Sì. molto recenti. Io credo che comunque la poesia che c'è nell'opera lirica, la poesia, è quella che mi ha cresciuta. Come tu dici che la musica, no, ti prende e poi ti fa fare strada, perché se uno deve interpretare un ruolo, se vuoi interpretare la musica di Verdi e Puccini, nel mio caso, e quelli che amo di più, che stanno più alle mie corde, diciamo che devi per forza capire lo spirito anche dei librettisti e il musicista perché ha scritto quella musica in quel momento. Con quelle parole, io capisco sempre di più anche l'importanza delle tonalità, l'importanza di tanto dei fraseggi, la scelta degli strumenti, perché quel ritmo in quel momento lì. Quindi quando cominci a scrivere musica ti rendi conto anche di questo. Sì. Cioè la mia prospettiva su quando io imparo nuove musiche, diciamo, di grandi compositori dell'opera, oppure anche della musica cameristica, come anche sinfonica, perché Mahler, hai detto Mahler, devo cantare il prossimo anno Mahler, e Mahler è Ma fantastico. ti ho detto male, ma ci sono. Cioè, io quello mi ricordo che un po' di tempo fa ho intervistato un direttore d'orchestra che si chiama Carlo Goldstein, e lui disse che con lui la musica si era comportata in questo modo: gli aveva teso la mano e non l'aveva più lasciato, gli aveva anche salvato la vita in qualche modo. Poi c'è tutto un racconto particolare che chi vuole può seguire l'intervista che gli feci, che è bellissima quell'intervista. In effetti è così, perché per esempio, secondo me la musica si innesca nella tua vita proprio quando tu hai trovato l'ispirazione, cioè ti cerca e ti dà il materiale proprio per creare qualcosa. Ad esempio, io che non sono musicista, scopro ogni volta se sento un brano particolare, scopro un nuovo brano. Per esempio, l'altro giorno mi sono commossa con l'Ouverture dei Masnadieri di Verdi, ma sia nel bene che nel male. Per esempio, io Mahler, ho scoperto la nona di Mahler in un momento molto difficile che ho attraversato nel passato. Ed è come se la musica mi avesse sospinto verso. Io non la conoscevo. Mi ha sospinto verso un direttore che tra l'altro non sa neanche che esisto, però ha detto: secondo me è il momento che tu devi incontrare questa lettura musicale, questo autore, perché ti Bello. deve fare bene, e io ti dico che è stato così.
così come nella gioia, così come nel dolore. Quindi è come se la musica, ad esempio, quando sei gioiosa, io ho incontrato la Cenerentola di Rossini, bellissimo modo per sognare. Quindi io penso che sia per voi artisti che anche per noi che siamo degli spettatori, la musica veramente ci modifica. E come dice il maestro Gatti, se la musica riesce a modificarti, ha fatto il suo lavoro. Ah, che Ed è bella così. citazione! Ma sei Sì. bravissima a citare. Ho visto che durante l'intervista hai citato veramente dei nostri maestri bravissimi viventi. È bellissima questa cosa. Questo, cioè, sei già un dizionario di citazioni. Mi Bellissimo piace questo. apprendere, mi piace sentire. Poi per me il maestro Gatti è una sorta di totem, di guida proprio. Anche detto, lui non mi conosce, però io da lui imparo tanto. Cioè, Ma veramente. allora lo devi intervistare, scusami. Hai intervistato altri maestri? Maestro Gatti, adesso vediamo di chi sta chi Ah, ma non conosce lo so. Maestro Gatti di persona. Oddio, lì mi tremano le mani. Ma sì, ma tu ci riesci assolutamente. Io purtroppo non lo conosco, non ti posso aiutare o non lo conosco ancora, ma se lo dovessi conoscere ne parlerò. Anzi, tra Adesso l'altro ti dico che lui. Allo Fabian, sta seguendo un mio amico Fabian che non capisce l'italiano, fantastico. Allo Fabian. Sta seguendo, l'ho visto adesso, sì. L'altro ti dico che il maestro Gatti a dicembre ha aperto la stagione sinfonica del Teatro alla Scala proprio con la terza di Mahler e ha detto: io ho bisogno di un pubblico, ovviamente che se conosce la musica tecnicamente benissimo, cioè non è, però ho bisogno di un pubblico che si apra soprattutto spiritualmente. Quello è il percorso che serve alla terza di Mahler. Bellissimo. Guarda, Mahler per me, allora Mahler per me, adesso tu che sei napoletana, allora Mahler per me è la stessa cosa, cioè come importanza emotiva per me, cantare Mahler è come diceva Goethe, vedere Napoli e morire. Ok, sì. Tanto gli era piaciuto, no? E quindi per me è. Quindi Mahler adesso è il momento comunque che io devo cantare. Mahler, ma è da tanto che l'ho già iniziato a studiare, e anche Richard Strauss e Mahler, però Richard Strauss ha un'altra profondità e Certo. viene da un'altra. Beh, so tutta sai, ho letto su tutta la storia con Alma Mahler, insomma, quindi io e sono così anche come, cioè io mi addentro prima in tutto questo ambiente, quasi come se io cerco di entrare nel periodo in cui ha vissuto Mahler. E da lì riuscire a interpretare la sua musica, che poi prende tantissimo, ed è un grande. Quindi Sì. la musica di Mahler è bello, spirituale, e mi fa piacere che Maestro Gatti l'ha descritta così, perché io, e tu, io ti voglio ringraziare perché hai detto che ho fatto un album spirituale di musica che non è musica sacra, ma tu la consideri con questo messaggio spirituale che, vedi, io non ci ho mai pensato, Sì. ma forse è quello che traspare di me attraverso la musica. Interessante, vedi? Sì, vedi, è così assolutamente. Quindi sono d'accordo con quello che dici, ma è sempre stato così. Anche quando c'era il maestro Ipazio, tu cercavi sempre questa spiritualità attraverso i colori. Ora l'hai cercata attraverso tematiche sociali, l'amore, insomma, tu cerchi sempre queste prospettive. E ti ripeto, mi torna di nuovo in mente il maestro Gatti, perché lui quando ha visitato a ottobre durante il Festival Verdi, Parma, e tu lui ci tornava da piccolo, però ritornandoci anche adesso da grande, poi lui ha visitato la Casa Barezzi, insomma c'è tutto un bellissimo servizio che alcuni giornali hanno fatto, che ho visto tramite YouTube fortunatamente, lui diceva io vedo sempre delle nuove prospettive, è come se io cerco di immaginare Verdi cosa abbia vissuto in questi angoli, in queste. È bellissimo perché voi ricercate queste cose, noi abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno di parole piatte, di pensieri fatti, cioè di che si parla con superficialità quando noi abbiamo bisogno di profondità. Quindi è bello vedere persone appunto come te, come io lo chiamo il maestrissimo, perché per me è veramente fonte di conoscenza il maestro Gatti, cioè qualcosa di meraviglioso. Cioè, io quando mi appresto, io non riesco sempre a sentire il maestro, perché quando mi appresto alla sua musica. Cioè, è talmente coinvolgente che a volte io non riesco.
gestire le emozioni, perché ha una lettura, come diceva anche un altro critico, Campogrande, diceva, è analitico. Lui è come se Mahler, ogni volta che lo deve interpretare, lo apre per la prima volta. Questo pacchetto lo apre e lo analizza. E quindi ogni volta è diverso. Cioè, questa è la grandezza di voi artisti. Noi ci affidiamo alle cure dell'anima a voi, perché voi sapete andare in profondità, quello che oggi manca alla maggior parte. Quindi è bello incontrare artisti come te che fate questo lavoro. Quindi scavate, un po' come gli speleologi, ma scavate all'interno e ci restituite queste meraviglie, queste perle. Quindi siamo noi, io che devo ringraziare te. Grazie, no, è bello perché è un lavoro che a volte mi chiedo, costa, chiede anche molta energia, no? E quindi bisogna anche sempre ricaricarsi. Vedi, io con l'Almo, tu ti avevo detto, pubblicando, certo, forse mi ha costato un po' di ore, un po' di settimane, non lo so, della mia vita, perché la responsabilità no, del coraggio che ci vuole, e anche la perseveranza, la pazienza con se stessi. Però dopo, quando vedo che, cioè basta che una persona mi dice che non conosco da dall'altra parte del mondo, che mi scrive e mi dice, guarda, perché adesso la musica si può ascoltare ovunque, su Spotify, Deezer, iTunes, anche tutti i miei, perché tu come sai, questo è il mio quarto album, Chameleon, che ho Sì. pubblicato. Prima c'è stato anche un vinile che è Adagio, che quello lì non abbiamo fatto un'intervista. Beh, magari la Ah, facciamo. ok, sì, assolutamente a disposizione. Dai, Tra la l'altro, prossima. per questo CD è previsto qualche tour, qualcosa, anche al di fuori della Germania, oppure no, per il momento? Sì, diciamo che l'abbiamo fatto quest'estate, no? Ho portato sempre alcuni brani nei concerti, però fare tutto un tour solo per questo CD. Diciamo che faccio, per esempio, il prossimo concerto qui in Germania, lo faccio appunto con la mia pianista, solo a pianoforte e voce, e poi ci sarà Alessio Loriga, il cantante pop del brano Grade House. Che interverrà in questo concerto come ospite e anche farà forse insieme Siamo Liberi come me in versione pop classico, che lo facciamo qui. Poi ci sono altri concerti in cui sempre faccio dei brani. Fare un brano solo del mio, diciamo, del mio CD. Lo voglio fare quando più saranno più conosciuti, capito? Cioè farlo conoscere, io la mia Sì. intenzione è che sempre metto tipo, non so, dai quattro brani in ogni concerto ce li metto, no? Poi sempre faccio conoscere altri brani dal vivo. Intanto gira, intanto poi ascoltatelo. Chi lo Ecco, vuole comprare, lo può comprare. dove possono acquistarli, Claudia? Dove Su possono acquistarli? Amazon li spedisce in tutto il mondo. Poi in Germania ci sono altri. Basta mettere su Google, anche sulla mia pagina, anche website. Però su Chi vuole appunto il CD col librettino, ecco, come abbiamo detto, così, insomma, questo ovviamente si trova su Amazon da acquistare. Anzi, Claudia, se tu mi dai l'ok, io tanto mi hai mandato anche la cover del tuo bellissimo CD, quindi ho l'immagine, posso mettere anche tutti i link dove acquistarlo, se ti fa piacere. Certo, mi fa tanto piacere. Io adesso so che anche si può comprare in Asia, si ascolta la musica, insomma, e la ditta che la casa discografica, Sì. che è Omox Media, che anche ha pubblicato Sacred Music, e anche Verdi e Puccini. Bello, sì. Invece il vinile l'ha pubblicato Sonos, un'etichetta italiana di Ah. Verona. Il vinile, sì, che comunque però anche come album MP3, tutti gli album si possono ascoltare su Spotify, su Deezer, iTunes, non so altro, YouTube anche, però devo dire che YouTube comprime molto la musica. Diciamo che su Deezer ha una buona acustica, Spotify ha un po' migliorato la qualità. La qualità migliore è quella del CD, ovviamente, ancora rimane. E
forse più avanti alcuni brani li voglio mettere anche su vinile, perché il vinile è più analogo, è più vicino alla musica dal vivo. E poi venite ai miei concerti, insomma, in Germania e in Italia sono i concerti che faccio maggiormente. Ma a Napoli E niente. a Napoli ancora niente, speravo, insomma, ma non ci sono riuscita ancora, magari. In Salento spesso sono, come sai, a Verona e in Sicilia, e Napoli vediamo, insomma, magari. Dai. Claudia, io ti Sì. ringrazio tantissimo davvero di questa chiacchierata. È stata più di una chiacchierata, diciamo, molto molto bella. Aspetta, sarebbe bellissimo avere i tuoi brani in vinile. Ah, non Ce sapevo, l'hanno. Leonardo, sei un amante del vinile. Io sì, sono anche un amante del vinile e bravo, lo voglio fare prossimo anno che è già tra qualche giorno. Ecco, infatti, quindi Insomma, attendiamo. sì, il vinile. Poi ci sono anche altre sorprese, perché come dicevo io suono anche il pianoforte e ho scritto 5 miniature, anche quelle le pubblicherò, cioè, quindi sono dei brani molto... Molto nello stile minimalista proprio mio, e quelli li voglio, diciamo, per chi ha studiato 3 anni di pianoforte, già li riesce a suonare. E sono così, delle piccole cioè delle miniature, quindi Bello, anche quelle bellissimo. verranno, che alcuni sono delle basi, sono state anche ispirazioni a questi brani che poi ho scritto. Quindi Bellissimo. vedremo. Ok. Claudia, io ti ringrazio tantissimissimo davvero di aver presentato qui ad Opera Classica in esclusiva il tuo nuovo album e davvero spero che poi in futuro ce ne saranno anche tanti, tanti, tanti altri insomma, di queste meraviglie che tu componi. Come dice il maestro Gatti, la musica è un nido a cui noi dobbiamo dedicarci e volgerci sempre, al di là delle tecnologie, al di là di tutto, quindi è il nostro nido. Quindi io veramente ti ringrazio perché tu hai dimostrato che questo nido c'è, funziona ed è forte. Dobbiamo soltanto scavare dentro noi, guardarci intorno, però veramente guardare e sentire quello che guardiamo e darci alla musica. Quindi questo bellissimo insegnamento dove appunto multiculturale, multietnico, anche le note ci insegnano che tante note diverse creano poi sinfonie bellissime. E credo che tu in questo album, questo sia l'insegnamento, la chiave di volta di tutto il bellissimo Chameleon. Quindi grazie mille di aver Grazie. partecipato e scelto Opera Classica per presentarlo. Aspetta che faccio uno screenshot, così ce l'abbiamo. Ecco, eccoci qua. Facciamo un altro. Ecco. Oddio. Io ho ora eccoti. Ok, poi c'è anche Coral che dice grazie, è stato bellissimo. Grazie a te e alla prossima, direi. Grazie a tutti gli amici e le amiche che ci hanno seguito qui. Sì. Direi alla prossima, dai, vi aggiorno. Assolutamente. Okay, Grazie, grazie veramente di aver partecipato e pensato ad Opera Classica. È sempre un onore e un piacere, lo sai. E sono sempre dialoghi costruttivi e quando è così, appunto, la musica si innesca. grazie. Quindi più la condividiamo, più ne sappiamo e più la musica si diffonde. Quindi grazie mille. E un abbraccio d'Opera Classica a tutti i musicisti che hanno partecipato con te a quest'album, tutti quelli che ci hanno lavorato e un abbraccio grandissimo a te che sei bella fuori e dentro, Grazie, veramente grazie. ciao. Ciao, buona salute e buona musica. Ciao a tutti in chat. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.